Buonasera ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video in cui, come potete vedere, siamo sulla beta di Black Ops 4. Siamo sulla beta di Black Ops 4, finalmente mi ha dato il codice per accedere alla beta e abbiamo intenzione di fare una piccola serie, diciamo, su questa beta di Black Ops 4, andando a provare tutti quanti gli specialisti e se riusciamo per ogni specialista anche le varie armi che riusciamo a utilizzare. Innanzitutto vi premetto che in Black Ops 4 gli specialisti sono diversi da quelli di Black Ops 3, infatti non hanno solamente due alternative di abilità, diciamo, ma hanno un equipaggiamento speciale e un'arma. L'equipaggiamento speciale si ricarica più velocemente, mentre l'arma è la super, appunto, quella che c'era anche in Black Ops 3. Lo specialista che andremo ad utilizzare oggi è Nomad, che come equipaggiamento speciale ha una mina mesh, ovvero una mina di prossimità che bisogna appiccicare ai muri o comunque dove vogliamo. Appiccichiamo queste due mine che vengono collegate con un laser e chi ci passa in mezzo essenzialmente muore. L'arma invece è l'unità K9, che sono essenzialmente dei cani che possiamo mettere in modalità pattuglia e quindi farli andare in giro dove gli pare, oppure possiamo metterli in modalità segui e quindi farci seguire, appunto, aiutarci nei gunfight. Premetto che in questa piccola serie non vedrete Raika perché non è potuto arrivare alla beta, perché è in vacanza, quindi in questo momento non riuscirà a giocare con noi. Ok, prendiamoci subito il nostro Nomad. Come classe metterò il cecchino, non tanto per il cecchino, ma per la mitraglietta secondaria che è la Spitfire, che è veramente veramente molto forte. Ragazzi, premetto che non sono questo gran pro player su Call of Duty, l'avete penso visto anche negli altri video, quindi siate clementi se non faccio chissà che punteggi. Tra l'altro siamo in una mappa molto particolare perché è l'unica mappa della beta che ha i combattimenti subacquei, che sinceramente mi confonde abbastanza, quindi adesso cerchiamo di andare a vedere come giocare. Innanzitutto vedete che ci sono molte differenze rispetto a Black Ops 3, a iniziare dal salto che è solamente così, non abbiamo il salto potenziato come era anche in Black Ops 3, appunto, e di conseguenza non abbiamo, la scivolata non si ricarica. Cioè, la scivolata non si ricarica. Siamo avanti noi. Ce l'abbiamo fatta. Dicevo ragazzi, scusate, la scivolata non si ricarica, però è lunga uguale come quella di Black Ops 3. Tra l'altro una cosa che sono riuscito a capire da poco, perché all'inizio non la capivo molto bene, è che se vedete sul radar ci sono quelle specie di zone rosse che stanno a significare fondamentalmente il suono. Essenzialmente se vediamo quella specie di area rossa vuol dire che in quell'area c'è un nemico che sta per arrivare. Dicevo, la vita non si ricarica automaticamente, ma dobbiamo ricaricarla noi attraverso l'iniezione di adrenalina o insomma l'iniezione di vita, come la volete chiamare. E io vi consiglio di utilizzarla il più possibile, perché veramente si ricarica molto velocemente e non c'è bisogno di, diciamo, tenersela per eventuali. Vai, 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 quello sdraiato era che infame, non l'avevo visto. Cioè, non c'è bisogno di tenersela per chissà quanto, perché appunto si ricarica molto velocemente, quindi non ci sono questi problemi. Vedete, adesso io le mine le ho messe separate, il che vuol dire che, per esempio, anche questa è una mina mesh degli avversari. Penso che esisterà un qualche perk che ci permetterà di essere invisibili a questa sorta di radar sonoro. Ragazzi, questo elemento del suono è un elemento nuovo in Black Ops 4, cioè in Black Ops in generale, che devo dire ci sta abbastanza, perché anche uno specialista, mi ricordo sinceramente di preciso quale, si incentra sul suono con le abilità. Però essenzialmente le mine mesh potete anche non collegarle e mettere semplicemente. C'è un altro, c'è un altro, c'è un altro. Devo smetterla di ricaricare sempre, perché è una cosa che io faccio sempre su Destiny, ma che qua non andrebbe fatta, perché. Uso un dardo sensore. Ecco, il dardo sensore è sonoro, come vi ho detto prima. Tra l'altro, un cambiamento molto importante rispetto a Black Ops 3 è quello che il sistema di kill è come quello di Destiny. Quindi ci fa vedere innanzitutto i danni che facciamo ai nemici, ma vabbè, questo non era come quello di Destiny. La parte uguale a quella di Destiny è quella che essenzialmente ci conta gli assist come kill.
solamente che appunto ci fa vedere quanti danni facciamo ai nemici in modo tale da poter capire se, effettivamente la kill l'abbiamo fatta o no. Ce la conta lo stesso, però diciamo che abbiamo la coscienza a posto. Minaccia neutralizzata. Tra l'altro non sto giocando male, sto facendo 14 kill e 3,25 di rateo. Un'ottima partita. Devo dire che questa cosa dell'aver scoperto il radar sonoro è molto molto utile. Abbiamo l'RCXD. Adesso lo devo anche utilizzare. Vai, piccolo. Seeker fuori uso. Giuno pronta all'azione. Ok, questi qua sono i cani. Abbiamo messo in modalità pattuglia, quindi adesso vanno dove gli pare a fare kill, si spera. Dove possiamo metterli anche in modalità segui. Guardalo, guardalo. Questa è un'abilità di qualcuno, ragazzi. I cani non mi stanno prendendo manco una kill. Cani infami. Eccola la kill di cani. Unità K9 uscita dall'area operativa. Non so come devo curare, calma. XD attivato. No, esplori, esplori! Ah, mi sono buggato tantissimo con le ricci, volavo. Per esempio, a questo qua gli ho fatto 44 danni, che diciamo che non era proprio una kill completa. Questa qua è l'abilità del Firebreak. 5 danni a questo gli ho fatto. Era decisamente una kill non completa. E qua sto finendo anche i colpi. No, ho finito. Ok, stavo finito i colpi, quindi va bene che mi hanno ucciso. Devo dire che questo Black Ops 4 all'inizio storcevo un po' il naso perché molte cose non le capivo. Però se ci giocate e iniziate a capire come funziona il tutto, devo dire che è molto molto carina come cosa. Perché è ben diverso da Black Ops 3. Questa è una caratteristica importante da dire. Ah, Firebreak! Dicevo, è molto diverso da Black Ops 3 per vari aspetti. Dato che la mobilità è molto diminuita, come puoi capire, penso, dal fatto che mancano i salti. Abbiamo vinto. Operazione completata. E ho giocato veramente anche bene. Ho fatto 25 kill e 3,38 di rateo. Quindi veramente una buona partita. Non... Devo dirvi la verità. Questo video l'avevo registrato già parecchie volte. Perché non so per quale motivo non me lo salvava. E ho sempre fatto schifo. Ma la cosa che mi ha aiutato moltissimo in questa partita è il capire che quelle fasce rosse sono il radar. Ed è veramente, veramente molto, molto utile. Quindi ragazzi, questo era il Nomad. Avete visto le sue abilità, che ovviamente la mina mesh non l'ho utilizzata al meglio, perché per utilizzarla al meglio secondo me bisogna conoscere di più le mappe, gli spawn, dove passano di più le persone, quindi capire anche bene dove posizionare le mine, anche magari in modo che non si vedano. Ho fatto 27 kill, 3,38 di rateo, veramente una buona partita. E per quanto riguarda l'unità K9, purtroppo non è che possiamo fare chissà quanto, perché alla fine è un cane, non sono chissà quanti. Una kill la facciamo, bene o male, quasi sempre, ma forse in modalità segui riusciamo a fare qualcosa di meglio, non saprei. Quindi ragazzi, io direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividetelo di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è da tantissimo. Seguiteci anche su Instagram, Facebook con ogni video. Vi lasciamo qua sotto in descrizione anche del bellissimo, nuovissimo. Fateci sul mio sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! E io sono Gaula. E la tua luce è mia.